Buongiorno, sono Fabrizio Alessandrini, parlo da Ancona. Volevo ringraziare il professore musicoterapia che ci ha permesso di fare questa intervista e soprattutto ringraziare la Fondazione Salesi, che ci permette di lavorare dentro l'ospedale pediatrico Salesi, di Ancona in qualità di coterapeuti. Come voi sapete, in questo periodo noi non possiamo, entrare in ospedale. Ma abbiamo scelto di trovare una modalità alternativa per stare vicino ai ragazzi, assisterli, affiancarli e in qualche modo portare il nostro contributo anche a distanza. Prima del problema del coronavirus, in ospedale lavoravamo come coterapeuti, noi musicoterapeuti, clownoterapia, la pet therapy, il riuso, le favole della buonanotte, il gioco terapeutico. Abbiamo elaborato praticamente una modalità per stare vicino ai ragazzi, ai nostri ragazzi, usando dei mezzi di divulgazione che sono sia Facebook che la pagina YouTube che la pagina internet della Fondazione. E attraverso questi canali noi cerchiamo di divulgare tutorial, prevenire praticamente anche l'isolamento, specie per quei bambini lungodegenti, come conseguenza potrebbero anche rimanere praticamente isolati. Questi tutorial prevedono tecniche, rimanendo in ambito comunque sia pediatrico, anche giochi che lavorano su vari ambiti. Sono dei tutorial che vanno a lavorare sul cognitivo, sull'attenzione, dei tutorial che lavorano sulla coordinazione motoria, sulla componente motoria e anche e soprattutto sulla componente emotiva e affettiva. Oggi volevo anche parlarvi di una cosa che è stata sviluppata appunto da me e un amico di Ancona, Diego Cerca. Abbiamo sviluppato una soundboard, che è una pagina interattiva, fruibile attraverso una website, non va nemmeno scaricata. Ha un'icona grafica con 8 strumenti e semplicemente premendo su uno di questi abbiamo 8 sonorità che vengono praticamente percepite, ascoltate dai ragazzi, e questo permette loro di sperimentare a livello sonoro 8 timbriche diverse. Abbiamo il chimes, il sassofono, il clarinetto, il flauto traverso, il bastone della pioggia, il thunder drum, l'ocean drum. E l'attività proposta nello specifico è: noi andiamo a proporti un suono, chiediamo ai bambini praticamente o ai ragazzi di elaborare questo suono, sperimentarlo magari anche in maniera sinestesica, quindi chiedendogli proprio di assaggiarlo con i vari sensi, per arrivare alla componente evocativa. Quindi chiediamo a questi bambini questo suono, cosa ti ha fatto venire in mente? Questi ragazzi possono associarci praticamente ad ogni strumento, delle immagini, dei paesaggi, dei personaggi, delle ambientazioni. Perché è utile questo? Perché attraverso queste 8 evocazioni chiediamo loro di elaborare, strutturare, costruire una storia, una favola che verrà rinarrata da loro stessi o da un genitore, e al tempo stesso, mentre loro la narrano, noi attraverso la soundboard possiamo fargli la colonna sonora in tempo reale. Quindi loro possono costruirsi la loro favola sonora e sperimentarla praticamente anche a distanza. Dov'è la valenza di questo? Al di là del ludico, in alcuni contesti dell'ospedale, penso a Neuro, la stanza dei DCA, per esempio, queste favole sonore costruite hanno anche una grossa valenza proiettiva, cioè i ragazzi all'interno di essa proiettano anche parti di sé, e laddove è possibile, se la psicoterapeuta che lavora con noi, noi ne abbiamo 3, lo ritengono opportuno, vanno insieme ai ragazzi ad elaborare i materiali emersi. Di questo volevo parlare e ringrazio per questa opportunità. Aiutateci a condividere, come già sta facendo il professore in musicoterapia, questa idea che i bambini non vanno lasciati soli nemmeno in questo momento e ci sono delle possibilità a distanza per essere sempre presenti. Grazie ancora.